Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi parleremo ancora una volta di amore e di legge di attrazione. Quindi se volete sapere un altro pezzettino della storia di Ama, che è quel singolo lì che uscirà il 18 novembre e che parla di amore e legge di attrazione, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, mi vedete così imbacuccata perché fa freddo e volevo continuare un attimino quello che è il discorso sul singolo Ama, che è quel singolo lì, questa è la copertina, e che è qualcosa di molto speciale. Io ho iniziato tutto il mio percorso di formazione tra il 2007 e il 2009. Nel 2010 ho iniziato a frequentare un corso fisico dove praticamente mi recavo per la maggior parte delle volte a Milano e Torino con un formatore particolare. E lì ho scoperto di avere una grandissima passione per la crescita interiore, la crescita personale, e nello stesso tempo io arrivavo dal mondo della musica, per cui nel 2010 io ero ancora in pieno fermento a livello di singoli. Nel 2013 ho tirati fuori altri due che tra l'altro sono stati in classifica YouTube Mondo, ok? Quindi sono stati singoli importanti, poi ho tirato fuori altre due, sempre singoli in acustico, cover. Poi ho tirato fuori nel 2015 l'ultimo dei miei singoli, Stay With Me, quello abbinato a una campagna sociale. Se non sapete quali sono, vi lascio magari nel box informazioni, vi lascio i link così potete andarli a vedere. Quindi io ero nel 2010 fino al 2015 a tutti gli effetti completamente all'interno della mia carriera musicale, nel senso che suonavo in giro, producevo, pubblicavo e tutto quello che fanno i musicisti. Questo formatore in particolare, che per me è uno dei miei maestri più importanti, mi disse: ma Heller, ma perché non trovi il modo di mettere insieme quello che è la tua grandissima passione per la crescita interiore, la crescita personale, e quello che è invece il tuo grandissimo talento dal punto di vista musicale? E quindi lì ha iniziato a macinarmi nel cervello quest'idea di come poter mettere insieme queste due cose. Il punto è che le mie idee si dirigevano verso quelle che sono le opportunità tradizionali, cioè quelle che tutti abbiamo sempre immaginato e pensato. Perché quando noi siamo bloccati nei nostri schemi, quando siamo, come dire, troppo coinvolti da ciò che ci struttura a livello mentale, ma anche a livello sociale, a livello di sistema, facciamo fatica a guardare fuori. E quindi anche quando una cosa ce l'abbiamo sotto il naso, ma se sotto il naso non fa parte di tutta quella struttura che ci è stata fornita dal sistema, non la vediamo. Per cui quando vi ho raccontato come è nata questa cosa sotto l'ombrellone in Grecia, che ho detto mi è venuta un'idea, e l'idea era quella. E quindi mi era venuta davvero l'idea di come unire formazione e musica. E quindi ho pensato di pubblicare questo singolo al cui interno, cioè nel testo del singolo, ci sono delle vere e proprie repetita trigger, delle vere e proprie frasi che vanno a triggerare il nostro subconscio e che, soprattutto se utilizzate in un determinato modo specifico, che man mano vi spiegherò sui miei social, per cui non starete da soli, non vi abbandono con l'uscita del singolo, come mi ha detto qualcuno: ah Heller, poi tu fai uscire il singolo e ognuno se lo usa come vuole. Sì, è una canzone, per cui ognuno se la potrà cantare come vuole, dove vuole, quando vuole, con la chitarra, con la base, sopra il disco, sotto il disco, da solo, con la cover band, potrete fare quello che volete, è una canzone, come tutte le altre canzoni. È proprio quello il punto. Non ho voluto creare una musica meditativa,
che fosse utilizzabile solo nel silenzio della nostra cameretta, mentre stiamo lì a gambe incrociate e magari anche vestiti di bianco. Ho voluto utilizzare una cosa che è alla portata di tutti, che si potrà utilizzare in auto, si potrà utilizzare a casa, con gli amici, da soli, nei locali, in radio, in TV. Una cosa che davvero può prendere infinite forme e che non sarò io a dargli quella forma lì, ma sarete voi, a seconda dell'utilizzo che ne vorrete fare. La volete cantare per divertirvi, la canterete per divertirvi, e nel frattempo quelle parole, ripetute in quel determinato modo, andranno a ripulire la vostra interiorità. La vorrete utilizzare invece come mezzo, focalizzandovi sulla vostra pulizia, e ci saranno su questo canale, ma anche su TikTok e su Instagram, dei veri e propri tutorial su come utilizzare Ama come mezzo di pulizia e di amplificazione delle proprie manifestazioni. Per chi non avesse mai visto gli altri video che ho dedicato a questo singolo, ve lo ripeto perché secondo me è fondamentale da capire e non lo si ripete mai abbastanza. Ci sono tre elementi nelle manifestazioni che sono gli elementi fondamentali. Se manca uno di questi tre elementi, la manifestazione perde di potenza. Quindi tutto ciò che noi andiamo ad immettere nell'universo a livello di frequenza energetica perde di potenza. E quali sono questi tre elementi fondamentali? Il primo è la visualizzazione. La visualizzazione è importante che sia legata al secondo, ovvero ad uno stato emotivo alto, molto alto. Più è alto il nostro stato emotivo nel visualizzare ciò che desideriamo, più è potente la vibrazione che si genera in noi. E per far sì che questa vibrazione si generi e rimanga lì e noi rimaniamo focalizzati su questa vibrazione potentissima, emotivamente molto supportata, è necessaria la ripetizione. Il nostro cervello tende a pensare come vero, come reale, tutto ciò che è costantemente ripetuto nella nostra vita. Ma non ripetuto in maniera ossessiva, perché lì sappiamo che l'ossessione ci allontana dal manifestare ciò che desideriamo, ma ripetuto in maniera leggera e poi lasciato andare. Ecco, questa canzone è strutturata su questi tre elementi: visualizzazione profonda, emozione alta e ripetizione non ossessiva, leggera. Leggera perché è la ripetizione di una canzone. Quando cantiamo una canzone triste, noi la cantiamo, ma poi quella tristezza va con la canzone. Non ce la portiamo dentro, anzi, spesso e volentieri cantare una canzone triste è liberatorio, perché ci aiuta a lasciare andare quel senso di tristezza. Ma focalizza bene il concetto. Se sono triste perché ho perso qualcuno, se sono triste perché ho sbagliato qualcosa, se sono triste perché ho fatto un pasticcio, lo focalizza bene, lo chiarifica. Perché? Perché ti consente di visualizzare bene la situazione e ti consente di entrarci dentro emotivamente. Questa canzone inoltre è strutturata non solo per dare potenza a questi tre elementi, come qualsiasi altra canzone. Ragazzi, quante volte abbiamo visualizzato qualcosa che neanche esiste se non nei nostri sogni grazie a una canzone? Qualsiasi. Tantissime. Quante volte abbiamo pianto fino alle lacrime per qualcosa che non esiste? Grazie a una canzone. E quante volte ripetiamo infinite volte i ritornelli delle canzoni? Quindi questi tre elementi sono intrinsechi in ogni canzone. Con questa hanno più potenza. Perché? Perché le parole di questa canzone vanno a triggerare quello che è il nostro subconscio. E soprattutto perché la canzone è strutturata in altrettante tre fasi. La presa di coscienza di dove sono io ora e di ciò che mi manca e di ciò su cui devo lavorare e di ciò che devo ripulire dalla mia interiorità per far sì che le mie manifestazioni possano funzionare al meglio. Seconda cosa, la focalizzazione su cosa voglio raggiungere. Cos'è che voglio raggiungere? Dove voglio stare io dentro nella mia vita? Nell'essere felice? Qual è la felicità? Come la trovo nel qui e ora la mia felicità? Terza cosa, il lasciare andare con gratitudine. E quando ascolterete il brano, venite a riguardare questo video e vi renderete conto di quanto quello che vi sto raccontando sia una fotografia
interiore di questa canzone. Io non lo so perché l'universo ha scelto me per darmi questo compito. Guardate ragazzi, chi mi conosce lo sa, ma io queste cose ve le dico con grandissima umiltà. Non me la sto menando. Semplicemente mi rendo conto che in questo momento sto facendo una cosa che non ha mai fatto nessuno. Perché sicuramente ci sono tante scuole, tante strutture, tante persone che hanno scritto delle musiche per aiutarci magari nelle nostre visualizzazioni, per aiutarci magari nella nostra meditazione quotidiana, ma sono musiche specifiche per. Non esiste un formatore al mondo che io conosca, e mi sono un po' informata, e non mi risulta che esista un formatore che ha scritto delle canzoni specificatamente per farvi fare questo lavoro, per portarvi da un punto di partenza che equivale alla vostra fotografia di oggi, qui e ora, e portarvi ad un punto di arrivo che equivale alla composizione intera della vostra manifestazione fino a lasciarla andare con leggerezza. Io credo che questo non l'abbia mai fatto nessuno, non mi risulta che l'abbia fatto qualcuno, per cui, ma anche se l'avesse fatto qualcuno, è talmente importante, è talmente, come dire, talmente grosso il potere, talmente grande il potere che vi arriverà grazie a questa canzone, che arriverà nelle vostre mani grazie a questa canzone, che io me ne sento anche tutta la responsabilità. E io non lo so, dicevo, come mai l'universo ha scelto me per portare alla luce questa cosa, che magari poi in futuro verrà copiata da tantissimi altri artisti, da tantissime altre strutture, non lo so, potrebbe succedere. Però come mai a me è stato concesso l'onore di dare il via a questa cosa? Con una canzone che io adoro, che parla del sentimento dell'amore, che si intitola Ama, che ripeto è una parola palindroma, per cui ha una potenza incredibile, perché da qualunque lato tu la voglia leggere, sempre lo stesso significato ti porta. E io non lo so, ma mi sento veramente onorata. E mi auguro davvero che gli effetti di questa canzone possano fare il percorso più ampio possibile, perché abbiamo tutti necessità di ritrovare l'amore nella nostra vita, di ritrovare l'amor proprio, di ritrovare un equilibrio che viene ad insegnarti che se tu vuoi davvero vivere la tua vita al 100%, non hai bisogno di abbattere la vita degli altri, non hai bisogno di denigrare gli altri, di annichilire gli altri, ma hai semplicemente bisogno di rivolgere lo sguardo dall'esterno all'interno e di fare un lavoro dentro, innanzitutto di pulizia di tutte le sciocchezze che ci hanno insegnato, che ci hanno inculcato nella nostra testa, di coordinazione tra ciò che è la nostra interiorità e ciò che è la nostra mentalità, di silenzio, perché questa spesso col fine di proteggerci, per cui sempre in un ambito di amore, ma ci dice un sacco di fregnacce e non ce ne accorgiamo nemmeno. Questa canzone ha l'intento di portarvi in questa situazione, ha l'intento di ridarvi il vostro potere di cambiare la vostra vita e ha l'intento di andare ad amplificare in maniera pulita le vostre manifestazioni. Perché all'interno di questa canzone non ci sono sentimenti di rivalsa o di vendetta o di struggimento, ma ci sono solo sentimenti di amplificazione, che sono quelli che poi vi porteranno a riscoprire la parte migliore di voi stessi e a farla diventare la più forte, nutrendola, quindi dandole davvero tutto il nutrimento possibile e immaginabile, amandola e soprattutto amplificandola, a dispetto di tutte quelle parti di voi che invece avevano preso il sopravvento, riducendo la vostra vita ad una mera routine della quale non eravate soddisfatti. Questo è successo a me. E io sono una persona talmente felice, chi conosce la mia storia sa che non è stata facile. Eppure sono riuscita ad arrivare a livelli di gioia inimmaginabili per me. Ed è quello che io mi auguro, con tantissima umiltà, ma senza falsa modestia, di portare nella vita di ognuno di voi e di farlo con questa canzone. Sono onorata, a dir poco, di avere questo ruolo. Sento dentro di me la responsabilità di questo ruolo e sento un amore infinito nei confronti di ognuno di voi, anche di tutti quelli che non conosco, perché ho capito finalmente per la prima volta che tutti voi siete già dentro di me, esattamente come io sono già dentro ognuno di voi. E ho capito esattamente come questa dualità che noi percepiamo
tra il nostro essere interiori e qualcosa che noi reputiamo essere fuori, ma che in realtà fuori non è che un riflesso di tutto ciò che noi già abbiamo dentro, si manifesti nella vita concreta. Ragazzi, io mi auguro davvero che voi possiate comprendere queste mie parole. Tante volte sembra che io mi esprima con leggerezza, ma credetemi che ogni cosa che vi comunico e che condivido con voi ha un peso specifico e ha un significato specifico per ognuno di voi. Se questo video vi ha lasciato qualcosa e vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like di supporto. Per qualsiasi genere di domanda qui sotto nei commenti vi leggo e solitamente vi rispondo anche. Io vi mando tutto il mio amore, vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo video, ci vediamo al prossimo, non vedo l'ora di farvi ascoltare questa canzone e vi voglio ricordare che davvero ogni nostro desiderio, quindi ogni vostro, ogni tuo desiderio che stai guardando questo video per l'universo è un ordine. Un bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.